Salve, grazie, benvenuti sul nostro canale, grazie. Se è la prima volta che stai guardando questo canale, ti invito ad iscriverti, ti invito soprattutto, guardi qui sotto dove sta scritto iscriviti, e in italiano, s'abonner en français, subscribe in English, e in modo che tu possa iscriverti, tu possa sempre avere delle notifiche quando faremo dei video, quando faremo delle dirette, ecco. Torno di nuovo con un altro video in cui vi spiego 6 motivi per aggiornare il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, quello che veniva chiamato fino a poco tempo fa carta di soggiorno. Vi ricordo che esiste un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, esiste anche la carta di soggiorno. Ecco, vi lascio qui sotto nella descrizione la differenza che c'è tra carta di soggiorno e permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in modo che possiate capire quale differenza c'è e poi in modo che anche possiate capire quando e come si fa l'aggiornamento. Ecco, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo viene rilasciato appunto per chi è soggiornante permanente, quindi chi ha passato almeno 5 anni di soggiorno regolare in Italia e poi chi è anche in possesso di tutti gli altri requisiti. E questo per quanto riguarda l'aggiornamento di cui parlo in questo video, riguarda anche chi è in possesso della carta di soggiorno in alcuni casi. Ecco, allora per iniziare, i casi in cui bisogna fare l'aggiornamento di questo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o la carta di soggiorno sono i principali, sono 5. E il primo caso è quando il documento viene utilizzato come documento d'identità. Già da alcuni anni, quindi, questo documento viene utilizzato a tutti gli effetti come documento d'identità. Quindi, come lo sapete, l'articolo 17, appunto, di questo decreto di attuazione del testo unico per immigrazione dice quanto segue. Il rilascio e rinnovo della carta di soggiorno. La carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico. Al numero 2 dice: la carta di soggiorno è a tempo indeterminato, ma è soggetta a vidimazione su richiesta dell'interessato nel termine di 10 anni dal rilascio. La carta di soggiorno costituisce un documento di identificazione personale per non oltre 5 anni dalla data di rilascio e del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato corredata di nuove fotografie. Quindi su questo anche le persone che appunto si chiedono fino a quando il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sarà illimitato, e quindi al momento dell'aggiornamento verrà rilasciato un permesso di soggiorno sempre a tempo indeterminato, però con il formato plastificato che ha una validità, come avete sentito in questo testo, di 10 anni. Quindi ogni 10 anni bisogna rinnovare questo documento. E vi lascio qui sotto nella descrizione quindi il decreto legge che appunto indica che questo documento viene utilizzato come documento d'identità e soprattutto vi lascio anche l'articolo 17 che appunto parla di questo aggiornamento che bisogna fare. E quindi bisogna fare questo aggiornamento ogni 5 anni. Ogni 5 anni bisogna aggiornare soprattutto la foto che si mette su questo documento e poi quando cambiano i documenti che sono legati a questo permesso di soggiorno e soprattutto quando si rinnova il passaporto. Quindi quando si cambia il passaporto bisogna aggiornare il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo bisogna anche aggiornare la carta di soggiorno, soprattutto quella che viene rilasciata ai cittadini che sono sposati con i cittadini italiani oppure di altri paesi europei. E poi quando cambiano alcuni dati anagrafici, soprattutto, come lo sapete, esiste la possibilità di cambiare il nome.
Quando si cambiano i dati anagrafici, tra cui il nome oppure il luogo dove uno è nato, soprattutto se cambia la legge, soprattutto nei paesi di origine, quando le città cambiano i nomi, oppure quando uno, a causa di un motivo o un altro, cambia il suo nome proprio oppure il suo cognome, in questo caso bisogna aggiornare il permesso di soggiorno U per studenti di lungo periodo, oppure la carta di soggiorno che viene rilasciata per i cittadini europei. Un altro caso per poter aggiornare questo permesso di soggiorno è quando cambia l'indirizzo di riferimento, indirizzo dove uno dimora. Ecco. In questo caso bisogna fare questo aggiornamento in modo che i dati che sono sulla carta siano veramente e corrispondenti ai dati dove uno vive. Ecco, per questo in alcuni paesi anche dietro la carta di soggiorno mettono soprattutto l'indirizzo dove uno vive, la via e il numero della casa dove uno vive. Quindi per questo motivo in Italia, quindi questo permesso di soggiorno U per studenti di lungo periodo non ha questo indirizzo, ma bisogna aggiornarlo in modo che comunque tutto venga aggiornato nel sistema. E poi un altro caso in cui bisogna aggiornare questo permesso di soggiorno o questa carta di soggiorno è quando bisogna inserire un figlio, soprattutto, come lo sapete, se nasce un figlio oppure se esiste, se si fa ricongiungimento familiare con un figlio minore, quindi che ha sotto i 14 anni, bisogna anche fare l'aggiornamento. Ecco, quindi le persone che chiedono come inserire un figlio nel documento di soggiorno quando il figlio è nato, quindi bisogna fare l'aggiornamento. Comunque l'aggiornamento in questi casi, soprattutto in caso di inserimento di un figlio, in caso anche di ricongiungimento familiare con un figlio minore di 14 anni, e in questo caso non c'è bisogno di aspettare 5 anni, quindi si può fare anche prima. Quindi l'aggiornamento non c'è bisogno di aspettare 5 anni, 5 anni soprattutto si fanno quando non ci sono stati cambiamenti, soltanto per aggiornare la foto. Ecco. Mentre per tutti gli altri casi, appena c'è un cambiamento, quindi alcuni giorni o alcuni mesi dopo, bisogna pensare a fare questo aggiornamento. Vi lascio nella descrizione la procedura che bisogna seguire, dove troverete tutti i requisiti e il modo che bisogna compilare la richiesta. Appunto, per questo motivo quindi vi dico adesso che per fare questa richiesta non c'è un altro modo speciale, bisogna compilare il kit postale, quindi quello che si prende presso lo sportello amico delle poste, e poi compilare scegliendo quindi come opzione aggiornamento. Allora, tra i documenti che bisogna includere soprattutto sono i documenti, quindi che identifica la persona, quindi richiedenti, e poi i documenti che giustificano il motivo per cui si fa questo aggiornamento. Ecco. Quindi se l'aggiornamento si fa per poter cambiare indirizzo, quindi in questo caso quindi bisogna mettere un giustificativo di questo cambiamento, quindi includendo il nuovo contratto di affitto, per esempio, oppure includendo anche, per esempio, l'abbonamento telefonico, quindi per giustificare il nuovo domicilio. E poi se ci sono per esempio i figli che sono nati, quindi in questo caso bisogna inserire i dati inerenti a questo figlio che è nato, tra cui l'atto o certificato di nascita di questo figlio. Vi lascio tutto qui sotto nella descrizione in modo che possiate conoscere quale documento includere in quale momento. E quindi tra questo bisogna anche includere soprattutto il passaporto come documento d'identità, oppure uno dei 10 documenti che possono sostituire il passaporto. Vi lascio anche questo qui sotto nella descrizione in modo che possiate vedere quale documento d'identità siete in possesso. E poi quindi tra questo bisogna includere anche un bollettino che dimostra l'avvenuto pagamento del costo di produzione di questo permesso di soggiorno, soprattutto anche pagare ovviamente alle poste. E quindi vi ricordo che per fare questo aggiornamento di permesso di soggiorno U per studenti di lungo periodo,
la carta di soggiorno non c'è bisogno di pagare il contributo, quindi il contributo che viene pagato per il suo rilascio non viene richiesto al momento di aggiornamento. E poi un'altra cosa, non c'è bisogno di fare di nuovo il test di lingua, quindi non c'è bisogno di fare il test di lingua italiana di nuovo. E poi è soltanto l'unico vantaggio che c'è per le persone, quindi che hanno la carta di soggiorno, quella che veniva rilasciata appunto ai familiari dei cittadini italiani su formato cartaceo, quindi A4, e facendo questo aggiornamento si riceve appunto il formato plastificato in modo che si possa conservarlo tranquillamente in tasca senza nessun problema. Allora, per chiudere, ti invito a condividere con i tuoi amici in modo che anche loro possano conoscere come fare. Quindi se conosci qualcuno che ha questo tipo di permesso di soggiorno, non esitare, anche se non conosci nessuno, condividi soprattutto con i tuoi amici, anche loro hanno bisogno di queste informazioni.